Per gli appassionati di birra, adesso che siete lì all'ascolto, ascoltateci ancora, perché sto per intervistare uno dei migliori. Lui ha detto così: uno dei migliori intorno a Nettuno, e che ha le birre artigianali più buone di tutte. Insomma, gli piace tirarsela, dai. Ma adesso si spiegherà anche meglio, così cercherò di metterlo in difficoltà, perché lui ha detto che è il top dei top delle birrerie, quindi lo metteremo in difficoltà. Lui si chiama Emanuele Ceci e ha questa birreria che si chiama Il Birbante, scritto birre in inglese. Adesso chiediamo, la prima cosa che gli chiedo: come mai questo nome? Ciao, benvenuto Emanuele. Salve a tutti. Salve, prova. No, sei già operativo. Uno, due, tre, prova. Ok. Vado bene. Okay. Allora, Emanuele, quanto tempo è che esiste, che hai fatto questa, cioè, insomma, che esiste questa birreria? Siamo aperti da poco, da agosto. Abbiamo intrapreso questa strada. Vediamo come va. Ma, qualche mese di rodaggio c'è stato. È passata l'estate. L'estate com'è andata? È stata abbastanza bene, certo l'inverno è lungo e freddo, ma noi siamo attrezzati. E poi siete in un bellissimo posto, che è il Borgo di Nettuno, insomma. Siamo nel Borgo Medievale di Nettuno, siamo benissimo. Abbiamo sempre il mare, il sole, non direi sempre, tutti i giorni in questo periodo poi... C'è un po' di freddo, un dai. Un po' di freddo. Allora, raccontaci un po' di questa birreria che si chiama Birbante, soprattutto perché, cioè, carino questo nome, Birbante. Il doppio gioco. Ho fatto le primarie come per Renzi, per il nome, diciamo. Ti sei pensato da solo mentre pensavi Birbante? Bir ci può stare? Abbiamo tirato fuori 3-4 nomi e poi a votazione è uscito fuori questo, che è stato anche il più simpatico, direi. Esatto, infatti è molto carino, bravi. Che tipi di birre però offrite a differenza di altri? Facci sentire. Allora, noi offriamo un servizio di birreria artigianale alla spina. L'abbiamo anche in bottiglia. E quindi il nostro, diciamo, la nostra birreria si basa soprattutto su birreria artigianale, e quindi offriamo birre alla spina artigianali, liquori artigianali per, insomma, per gli amanti delle cose più particolari. Quindi non venite da me e chiedete una birra industriale, perché sicuramente non la trovate. Quanti tipi di birre ha diverse? Allora, alla spina abbiamo 10 birre, poi più in bottiglia ne abbiamo delle diverse. E sì, noi praticamente abbiamo, possiamo passare dalle stout alle IPA, alle APA, alle rauch beer, che sono quelle affumicate, e abbiamo le classiche Pilsner o Keller, che sono quelle tedesche, diciamo, da pasto. E diciamo, ne abbiamo un'infinità, dovrei starci una settimana qui per elencarvele tutte. Allora, a proposito di pasto, sì, per esempio, se io venisse a bere una birra, ci sarebbe modo di mangiare anche qualcosa? Sicuramente, venite da noi, facciamo aperitivi, apericene, quindi con taglieri, panini e anche piadine artigianali su ordinazione. Abbiamo detto che siete al Borghetto di Nettuno, però diciamo una pagina Facebook dove possono trovarti? Abbiamo la pagina Facebook del Birbante, quindi... Basta scrivere su Facebook Birbante Nettuno, siamo solo noi. Capito, bir scritto come birra. Quindi in inglese. Sì, è un doppio gioco. Che è carino, bravi. Allora, caro Emanuele, grazie per essere stato qui con noi e averci raccontato un po' quella che è la birreria Birbante. Quindi facciamo anche in bocca al lupo, visto che siete freschi freschi, giovani. Grazie. Io ti ringrazio e credo sempre al lupo.